Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Mi trovo a Long Island City nel Queens, davanti a Manducati's, un ristorante storico, ma è uno dei migliori segreti del Queens. Di una famiglia di napoletani, 3 generazioni. I proprietari hanno 9 nipoti, 6 a New York e 3 in Italia. Sono molto 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 contenta di presentarvi Aida e Vincenzo e provare finalmente la loro cucina. Andiamo insieme. Siamo finalmente arrivati a questo ristorante storico che si trova a Long Island City nel Queens. Mi trovo a Manducati's insieme agli amorevoli e adorabili Vincenzo e in italiano Ida, ma qua la chiamano Aida, giusto? E volevamo sapere un po' la storia di questo ristorante, qualche aneddoto, qualche storia simpatica e da quanto siete aperti. Stiamo qui dal 1975, okay. Sono tornato dall'Italia perché andammo in Italia per spendere un po' di tempo con i vecchi, diciamo così. Poi al ritorno presi questo posto. Uh-huh. Prima era un altro ristorante? Sì, si chiamava Spatman. Spatman. E faceva cucina? Era un vecchio amico mio che stava sempre dietro perché voleva darmi questo posto. Sì. E disse: ma non posso muovermi adesso perché sono impegnato con quell'altro ristorante. Ne avevate un altro? Sì. Sono stato a Vernon Boulevard per 20 anni, okay. Dal 57 al 74. Okay. Poi ho venduto e sono andato in Italia. Poi, quando siamo rimasti senza soldi, siamo tornati in America e sono venuto a trovare questo vecchio amico, buonanima. Americano lui? Sì, tedesco. Tedesco? Sì. E che cucina faceva? C'aveva lui. Si lavorava molto come con il bar, metteva da mangiare per quelli, poi mangiavano qualche cosa e bevevano. Okay. Perché di fronte a noi qui c'è la stazione dove sbarcava tutti i goods, mm-hmm. tutti i prodotti dell'America. Sì. E sbarcavano qua e venivano i Teamsters, quelli che portano le macchine, caricavano, e mentre caricavano venivano qua dentro e mangiavano, bevevano. Quindi era un posto comunque tattico? Sì, sì. Anche sì. Di passaggio? Anche di passaggio, sì. E così io, quando sono tornato dall'Italia, venni a trovarlo. Da principio non mi conobbe, io non fosse, c'aveva la tintarella, stavo in più. Lo guarda 2 volte e dico: Mr. Spatman, Vincent, te lo compri questo posto, te lo prendi questo posto. Così, guarda, a battuta. Guarda, è una cosa da film, Come mi vede, io come mi riconosce, dice: beh, te lo prendi questo posto, salza, si mette la giacca. Queste sono le chiavi? Mi butto le chiavi sul tavolo, il posto è tuo. E io resto così, astonished, sono rimasto freddo, dalla sorpresa, dal modo come si è svolto il tutto. Sì, e freddo, non sapevo cosa rispondere. Ma fa, ma dalla mano, si incomincia ad andare. Aspetta, vedi, nessuno torna dall'Italia con i soldi, sai. No, io conosco te, mi disse. Uscì, dopo 10-15 secondi si riapre la porta. Io pensai subito, se n'è pentito. Dice: e tu lo farai famoso questo posto. Ti ha dato un sacco di fiducia. È stata, sì. Lasciato tutto così e se n'è andato. Lui teneva 78 anni, no? Bello amico, no? Ma così senza parlare di soldi? Senza parlare di soldi. E quando io gli chiesi, almeno parliamo di prezzi, io conosco a te, mi disse. Quindi ha lasciato a voi la scelta? Sì. Poi abbiamo fatto un prezzo e l'ho pagato a poco alla volta. Complimenti. Sì, sì. E da lì è partito. Una cosa bellissima, eh? Bellissimo. Questa è una storia unica. Unica, sì. E voi invece da quanto siete in America? Dal 54. 54. 54, veni in America. Siete arrivati per qualche motivo in particolare? No, venni proprio in America per rinascere, per rifarmi una vita nuova. Le posso chiedere quanti anni avevate nel 54? 24. Siete arrivati a 20 anni? Sì, sì. Insieme? No. Ah, vi siete conosciuti? Questa dopo. È un'altra storia. Ah, questa è un'altra storia, non vedo l'ora. E così, quando sono arrivato qua, c'avevo il nonno, gli zii, che andarono ad abitare a Rocky Point, uh-huh. In Long Island. Long Island. E andai con loro, ma dopo sono stato chiamato sotto le armi, ho fatto 2 anni. In America? In America, in a Big Red One. Ok. Adesso mi sono congedato con onore. Army, quindi militare? Sì. Prima ho fatto 5 anni nei carabinieri. Ah, carabinieri in Italia? In Italia, sì. Lei è anche veterano? Sì, ho fatto 2 anni a Big Red One, la famosa divisione. E tutte queste esperienze mi hanno segnato. Segnato.
Quando mi sono congedato, sono venuto a casa e dici cosa faccio? Mangio bene, so bere meglio e mi sono messo nella ristorazione. Ho comprato un bar e l'ho girato al ristorante. Questo tutto sempre a Long Island City? Sì. Ok, che adesso sì. C'è ancora questo bar? Sì, sì, poi quello l'ho venduto, devi dirti la proprietà e andare in Italia. E come si chiama quel bar? Si chiamava Partenope. Si chiamava, adesso ha cambiato nome, gestione? Sì, sì. Junior, adesso è il Junior. Junior. Tutto, no, adesso è nato. Tutto nuovo, tutto. Ah, ha cambiato diverse gestioni. Sì, sì. Quindi lei è andata in Italia, poi decide di tornare. E poi sono tornate e ho creato questo posto. Poi ho comprato un'altra casa. E come mai il nome Manducatis da dove nasce? Nasce dal latino, no? Ha visto quando si studia qualcosa resta. Sì, ho studiato latino ma è rimasto poco però. Sì, il seconda persona plurale del verbo mangiare, manduco. Manducas, manducat, manducanus, manducatis. Mm-hmm. E tutti si credono che sia il mio cognome e che sono greco. Ah, è vero, perché siamo vicino ad Astoria, che è un quartiere di una grande comunità greca. Sì, sì. E da lì parte Manducatis. Lì è partito Manducatis. Sì. Con Vincenzo. Sì. Aida arriva in un secondo momento. No, poi Aida, io no, ci sì. Aida già c'era. Aida c'era con quell'altro ristorante. C'era quell'altro ristorante, ok. Sì, c'è stata là, perché poi ci siamo incontrati e poi la storia la racconta meglio lei. La racconta meglio lei? Allora, visto che manca questa storia d'amore, la facciamo raccontare a Aida, come vi siete conosciuti? Allora, io sono nata in Italia, però mia mamma è nata qui. Ok. E lei sempre con il pensiero che doveva tornare. Io andavo in questo bar nel paese nostro. Era molto amico con il papà, aveva 10 anni, però lui non c'era. Un giorno passo, vado a scuola e vedo a lui, aveva solo 10 anni. E la mia amica diceva, ma tu perché guardi a quest'uomo? Ma quest'uomo non appartiene a questo paese, voglio sapere chi è quest'uomo. Ma a te cosa interessa quest'uomo e se lui è vecchio? Ma come è vecchio? Lui è giovane. No, io voglio sapere come è. Dici, guarda, se tu non la smetti questa storia, io non cammino più con te a scuola. E allora passa il tempo, mamma parlava di venire in America e veniamo in America nel 53. Veniamo in America nel 53. Avevo appena 16 anni, vado a casa di mia zia proprio in questa zona. E vedo lui con la divisa e mio cugino, che erano amici, io non sapevo. E a 16 anni è la prima volta che lo vedo qua. Quando lo vedo ho detto, no, questo non è lui, è un fantasma, non è possibile. Quindi non aveva fatto una piega? No. Assomigliava? No, ho detto, non è possibile, che ci fa qua? Ci fa? Allora io esco subito dalla casa come una disperata, ho detto, ciao, e mia zia ha detto, tu sei una scostumata, non saluti neanche a tuo cugino e Vincenzo. Ha detto, chi è Vincenzo? Ma come, tu non sai? Quello è figlio di Don Antonio Cerbone. Ha detto, non è vero, faceva io, scappavo. Non l'ho voluto sentire, ho dovuto uscire fuori da questa casa. Perché era assurdo? Era una cosa che non è possibile, che ci fa qua. Poi dopo un po' di tempo incontro mia mamma, parla, poi aveva 17 anni così, e voglio comprare un business a Long Island City, così. E mio padre dice, ma come facciamo a fare un business? Tu non parli inglese? Io non parlo inglese. Oh, ma sai, c'è un bel posto, lo voglio comprare. Ma chi ci aiuta? Ma io conosco una brava persona. E lei dice, lui, perché stava appena per uscire dalle armi americane. Diceva, il figlio di Antonio, ma tu stai scherzando, quello sta sotto le armi. No, dici, non ti preoccupare, lui esce adesso, me l'ha detto la zia, e si apre una porta. Una porta. Portone. Un mega portone. Sì. Però un giorno incontro lo zio e lui aveva detto allo zio che aveva visto a me. Ok. Allora questo zio dice, è fatto, un giorno tu diventerai mia nipote. Ho detto, io non sapevo che era lo zio. Ok. Io non sapevo assolutamente che lui era. Sapeva che era amico di mia mamma, però non sapeva che era zia Enzo. E allora disse, ma com'è possibile questo? Poi i suoi nipoti non lo voglio neanche sentire, perché conoscevi i suoi nipoti, ma non conosceva lui. E allora finisce qua, si apre questo ristorante e lui mi guarda, io lo guardo, e così è iniziato. Poi mio padre ha detto, tu perché guardi a quello? No, io solo saluto, faceva io. Saluto solo. Quanto è durato? 3 mesi così e poi la storia si è aperta. E poi è iniziata. Allora lui non mi poteva salutare quando usciva dal ristorante. No. Lui andava a casa, no, assolutamente. Non poteva. A mio padre ha ordinato che lui non mi doveva salutare.
Io non dovevo salutare a lui. Perché voi siete di? Cassino. Cassino, perché voi siete di Cassino. Cassino e Napoli. Sì. Ok, ciao. E allora... No, quindi questa... comunque per gli anni 50 l'Italia del Sud c'erano determinate regole, no? Sì, sì, sì. Anche mio papà è siciliano, quindi un po' ne non, so. Non se ne parla di queste cose. Allora lui andava vicino alla jukebox e metteva la canzone domenica, ciao ciao bambina. Solo così si poteva. Ciao ciao bambina. Ciao ciao bambina. Ah, ciao ciao bambina. Ciao ciao. La vogliamo cantare? So, allora, poi mio padre era arrabbiato perché lui ha incominciato a accorgersi qualche cosa. Ma come mai mia mamma, suo papà non dava il permesso? No, no, perché dice lui aveva 30 anni e aveva solo 20. Quindi c'era troppa differenza d'età? Sì, differenza d'età. E diceva non è possibile questo. Poi mia mamma un giorno ha detto ma non mi fido più di vedervi che vi dovete nascosto salutare questo. Andate a un cinema una sera, andate al cinema e io vi copro, dice, io faccio, dico la bugia a tuo padre che tu sei andata da tua sorella. Ok. E allora andiamo a vedere i 10 comandamenti. Grazie mamma. I 10 comandamenti a storia, adesso il teatro non c'è più. Ah. Però questi 10 comandamenti li abbiamo seguiti sempre tutta la nostra vita. Bravi, che bello. Tutta la nostra vita, sì. E così è andata? Sì, ci adesso siamo siete sposati. Un anno dopo che al ristorante siamo sposati. Ah, un anno dopo? Un anno dopo. Vabbè, ah, se l'amore è amore è subito, no? Sì. Quindi complimenti per questo. E come ha preso piede Mandukatis? Allora, intanto fate cucina italiana, sì. Giusto? Sì. Avete qualche piatto tipico che servite? Ah, no, una cosa importante, Aida è la cuoca ufficiale. Sì. È ancora cucina? Sì. E quasi 80 anni. Quasi 80 anni e io non vedo l'ora di provare qualche suo piatto perché sono curiosissima. Sono venuta alla conoscenza di questo ristorante grazie a due clienti che ho avuto qualche settimana fa. Qui uno era stato qua appunto nel 97, quindi sì. tanto tempo fa e aveva altamente parlato sì, di Mandukatis. Per caso siamo passati qua davanti, entrati e così ho conosciuto loro. Vincenzo si assenta un attimo e poi tornerà tra noi, speriamo. E parlavamo un attimo di piatti. Sì. Di cosa cucinate, cosa consigliate solitamente ai clienti? Allora, la pasta noi facciamo tutte di casa, le lasagne, manicotti, cannelloni, fettuccine, spaghetti, trinette, facciamo tutto qua. Poi questa la pasta va molto, anche specialmente quella di spinaci, di carote, con le verdure, perché adesso ognuno guarda la dieta. Certo, certo, più cose salutari. Sì, 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 salutare, mene uova. Sì. Poi facciamo il vitello molto... molto buono, mm-hmm. sulla griglia, mm-hmm. e il pesce, esatto. Branzino e salmone è il più venduto. Branzino mi piace molto, sì, salmone anche. Sì, tra l'altro ho appena visto il vostro fornitore di pesce, sì. Che arriva da Long Island. Sì, molto bravo. Sì. E quindi avete piatti quindi sia primi che secondi, pesce e sì, carne. Sì, 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 sì. Qualche antipasto? Ho calamari e popo sulla griglia con gli asparagi. Ok. Quello è il più favorito. Più richiesto. E le melanzane alla napoletana. Ah, la napoletana, sì, che sì. Sono diverse da quella siciliana? Sì. Come sì. Qual è la differenza? Facciamo fritte poi con pomodoro fresco e formaggio parmigiano al forno. Ok, sì. Basilico? Sì, sì, basilico. Ok. Sì. E questo ristorante è molto grande, avete una, due, tre sale? Sì, 30, 50 e 50. Quindi 130 posti? Quasi 140. E la prima volta che sono venuta mi diceva che ospitate anche Navy? Navy, sì. La Marina, ecco, sì, sì, ospitate la Marina. Anche la Marina, sì, la facciamo Marina. Ogni anno a celebrare, ci sono ancora dei vecchietti, 94 anni ancora della, wow. della guerra di Hiroshima, sì. Wow, avranno delle storie allucinanti. Bellissime persone, abbiamo la foto di uno che sta qua, è italiano, e vengono ogni anno e facciamo questa... Rimpatriata? Sì, magari sì. La facciamo vedere dopo la foto. Sì, 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 è molto bella questa foto, sì, sì. Sono passati personaggi famosi negli anni? Tantissimi. Ne elenchiamo alcuni? I mariti di Marilyn Monroe. Tutti? Gio Di Maggio, e quando è venuto qua è stato molto triste perché l'abbiamo visto solo per una sera e lui ha raccontato tutte cose belle con Sonny Grasso, che è il produttore del French Connection. Mm-hmm. Hanno passato una serata meravigliosa, di fatto è uscito un libro adesso di Gio Di Maggio. Quella sera è stata una sera particolare e lui ha detto non vedo l'ora di tornare dalla Florida perché voglio tornare in questo ristorante. È andato in Florida dopo due settimane morto. Ah. È stato così triste per noi. Difatti che quando sono venute
dall'Italia. Io avevo 13 anni e mi portavano a giocare a baseball. In Italia chi ha mai sentito baseball? Nessuno. Quando uno vive in campagna, baseball non si sente proprio. Certo. E allora ho detto, ma cos'è questo baseball? Cos'è questo baseball? Allora mi hanno imparato come si manteneva la mazza e come si tirava quando arrivava la... E io ogni volta che arrivava la palla facevo la palla e dicevo è possibile. Poi quelle della classe più alta dicevano ma chi è quella ragazza? Si pensa che di essere Gio Di Maggio? E mi hanno messo il nome Gio Di Maggio a scuola. Ah. È stata una cosa. Guarda. Poi ci sono stati tantissimi. Meryl Streep, Sandra Bullock, Hilary Swank, wow. Tom Lee Jones. Tantissimi. Madonna. Tony Bennett. Madonna no. Bello. Tony Bennett viene spesso. Molto, molto. Ah, viene spesso? Sì, bello quando loro vengono perché non ti danno un'aria. Sono molto... Sì. È la famiglia di Van Patten, non so se conosci, Tim Van Patten, quello che faceva il programma alla televisione It Is Enough, lui e poi fratello Timmy che viene sempre, lui è proprio amico di famiglia. Ho capito. Amico di famiglia. Beh, sono belle soddisfazioni. Sì. Lui considera noi come genitori. Bello. Sì, perché quando il padre è morto ho lasciato questa raccomandazione a questa famiglia e dice voglio fare la cena a Mantuparis. Ah, so, ci teneva proprio? Ci teneva proprio il papà. Bene. E la figlia di Totò. Oh my God! Quando è venuto a New York ha detto senti, mi sento di essere a Napoli e ci ha lasciato una foto del papà lì. Adesso magari facciamo vedere tutte queste foto. Lei, cose storiche che avete qua sì, al ristorante. Lei è venuta, è stato così bravo, così contento di stare qua con la figlia. Bene. E ci ha lasciato questo ricordo del papà, perché Angela ha raccontato una storia del papà che neanche lei forse sapeva. Dice, guarda, tu sei più di mio papà che io. Wow. E lei era di passaggio, non viveva sì, qua? Sì, no, era di passaggio. Stava con un tour di un amico nostro. Ok. E l'ha portata qui per far conoscere Enzo, perché Enzo parlava sempre di Totò, e allora deve portare la figlia, si trova a New York. Certo. E l'ha portata qui. In che anno era, si ricorda? 10-12 anni così. 12 anni fa? Sì. Quindi sì. Abbastanza recente? Sì. Bello. E ci ha lasciato questa foto del papà. Ok. Grande Totò. Allora, io farei vedere un po' il ristorante e poi non vedo l'ora di provare la sua cucina. La facciamo vedere anche in video. Sì, ok. Ok, allora facciamo vedere un po' di cose. Facciamola vedere bene, Totò. Invece qui cosa abbiamo? Ok, qui abbiamo una vecchia famiglia di Pignataro. Guarda che famiglia grande. Wow. Questi sono i Martucci. 1944? Sì. Erano vostri amici? Sì, apparenti alla mamma di mio marito. Ah, sono parenti di Vincenzo. Questo è il marito di Mary Monroe. Uno dei mariti che è passato qua. Sì, è passato qua. Arthur Miller. Sì, Arthur Miller, sì. E questo è un articolo di giornale? Sì, che lui ha parlato di qua, sì. Ah, lui ha parlato di Mandukatis? Sì. Bello. Poi questi sono gli amici della... Questa è una grande artista, tutte queste foto antiche, queste sono foto di una nostra amica che è appena morta. Ah, sì. Questa è l'altra sala che vi dicevo. Okay. Questa, se non sbaglio, è la sala dove mangiano la Marina. Questo è quel signore che stavo dicendo io. Questo è il signore? Tutti i vecchietti della... Ah, questi, quelli che dicevo della Marina. Questo è John Lee, è un detective di New York, che lui ha... fa tutti gli arrangement per... della Marina. Della, e questo è il signor italiano? Sì, veterano sì, italiano, sì, lui? Sì, gli articoli dei giornali che abbiamo avuto ultimamente e durante tutti gli anni qua. Allora, articoli di giornali qua. Che giornale sì. È questo? Ah, il New York Times. Yes. Questa è una signora che ha lavorato qua 45 anni. Questa è mia figlia, mio figlio e l'altro figlio. Un altro articolo qua. Questa è l'entrata del locale, sì. Siamo all'altra sala. Prima suonava il pianoforte, c'era un signore che lui suonava il pianoforte. Qui? Adesso non ho coraggio di buttarlo perché è un ricordo di questo signore che era così bravo e non riesco a buttarlo, allora si usa per le bottiglie. Lo capisco, ora l'ho sfruttato per appoggiare i vini. Ogni volta che passo vicino mi fa ricordare a lui. Ah. La foto con Tony Bennett. Eccola qua. E questa è con Sonny Grasso. Quella produttore della French Connection, sì, l'hai sentito, no? Sono in grasso. Questa è una serata a Reos New York, no? Uh-huh. Questo è il padrone, questa è la moglie di Sonny e questo sono io.
E questo sulla baia di Napoli. Appena quando siamo andati a Napoli e lui si è voluto fare una foto dove lui andava a nuotare, questo è proprio di fronte a sua casa. Vincenzo? Sì, mio marito sì. E là ci sono tanti altri quadri. Ci sono gli ufficiali italiani che vengono qua, i carabinieri. Italiani che vivono a New York? No. Ah. Questi vengono di passaggio. E vengono sempre a mangiare qua? Sì. Ah, dei carabinieri? Sì, perché l'associazione dei carabinieri. Delle vostre parti? Sì, la fondazione che sta qui a New York. Ah, la fondazione di New York, sì. Ok. Allora, la signora Ida è andata in cucina a cucinare per me e mi ha lasciato a questo tavolo. Sono emozionatissima, tra l'altro proprio attaccato al tavolo c'è questo quadro che dice che Mandukatis è probabilmente il ristorante, quello chiamano Best Kept Secret. Vi volevo far vedere la sala principale, che è la sala praticamente dove si entra. C'è qualcuno che si nasconde. E questa è praticamente la sala d'entrata, l'entrata è da quella parte là. Amore, qua, come hai fatto? È arrivato qualcosa da mangiare. Allora. Grazie. No. Sono arrivate le melanzane al forno e fritte. E c'è anche del pane fresco buonissimo. Molto buone. Io adoro le melanzane, quindi in realtà qualsiasi modo me ne servono, a me piacciono. Siamo arrivati in cucina. Allora, questa è la pasta più favorita. Faccio con tutti i colori. Tutti i colori? Tutti i colori. La bandiera italiana anche? Sì, sì. Fantastico. E qua che lo serve sul piatto. E questa bambina? Questa bambina sono io, vedi? Oh, ma questa è Aida. Bello. Okay. Bellissime. Regale del mio marito, sempre. Sono famoso per i vini. Ah, quindi voi avete una delle migliori collezioni sì. di vino rosso. Tutti i ristoratori vengono qua per imparare. Ah, sì? Sì. C'è una bottiglia di Porto dell'84, del 1804. Ah, 800! Me l'ha dato un venditore di vini, compravo tanti vini per premiarmi. Ha detto, il porto di questa bottiglia. Me l'ha... Nel quartiere dei vecchi non c'è rimasto nessuno. Quindi tutta la gente viene da fuori. Perché questi qua adesso con questi prezzi che fanno e che vendono, si tratta di milioni. Cosa? Si tratta di milioni, si vendono una casa per 2-3 milioni. Ah. Allora vendono che sono di età, si ritirano, se 2-3 milioni e se ne vanno in Carolina, in Maryland, in Middle West, you know, Florida. Florida in tanti? Sì, sì. Voi avete comprato? Avete proprietà qua? Sì, c'ho qualche cosa upstate. A vostro appartamento qua? In giro qui, sì, uh-huh. Sì, proprietà mia. Sono quell'affitto 2-3 mila. Il primo appartamentino che ho affittato qua, per me, $30. Mamma mia, non ci credo. Al mese? Nel 57, sì. 57, $30 al mese? Che poi comprai la casa. A Long Island City? Sì. Oh mio Dio. Okay. Erano tutte fabbriche un tempo? Sì, sì. Erano tutte palazzine, piccole, casa 2-3 famiglie. Pericoloso come quartiere negli anni 50, 60? No. Era meglio. Era meglio. Perché tutti erano amici, si conoscevano. Prima c'era il business di quartiere. Sì, io mi salvo, mi sono salvato perché vengono da tutte le parti. No? In quegli anni quanto costava una palazzina in vendita? Negli anni 60 io ho comprato una casa con $12,000. Tutti scappavano da... Adesso sai cosa ci facciamo con $12,000? Paghiamo l'avvocato. Sì. Le fees per l'immigrazione. E forse ci scappa una cena. Sì. Qui ci sarà un grande cambiamento. Qui ci sarà? Questo diventerà più grande di Manhattan. Long Island City o Queens? Queens. Tutto Queens. Qua è grande. Qua si può camminare. Manhattan è finita. Non c'è più spazio. E c'è solo showcase. È come l'Italia, ma adesso. Come Napoli, Roma. Qua viene in vendita. Quindi questo è il futuro? Sì. Perciò mi sono fermato qua. E quando sono venuto qua, nel 50, nel 40 fecero le Nazioni Unite. Qua erano tutte fabbriche, fattorie. Comunque c'era il business, perché le fabbriche lavoravano notte e giorno.
c'ho tre stanze qua, erano sempre piene. Mm-hmm. Erano piene a mezzogiorno, erano piene alle 5, alle 6, alle 7, la sera, erano piene a mezzanotte, perché c'erano tutte le bakery, i driver che portavano il pane, il latte durante la notte. Mm-hmm. E no, e a mezzanotte c'era, e per loro era mezzogiorno, no? Certo. Yeah. Ma voi chiudete tardi ad oggi? No, io chiudo alle 10. Alle 10. Sì, poi io mi sono fatto il mio modo di business, quella è. Però una cosa che è rimasta italiana, a parte il pane che servite con i pasti, anche la chiusura pomeridiana. Sì. Chiudete dalle 3 alle 5, dalle giusto? Dalle 3 alle 5. Che di solito non succede. No, perché qui i lavoranti se ne vanno, mm-hmm, alle 3. Sì. E poi viene il turno quello di della sera. Beh, bello, ma una noi, bella tradizione. Ma io e mia moglie stiamo qua, dalle 3 alle 5 mangiamo. Vi rilassate un po'. No, è stata beautiful life. Sono poi, contenta poi andiamo per voi. D'accordo. You know, bisogna essere solo comprensivi, bisogna l'un con l'altro, bisogna avere fede, amore. E noi e mia siamo madre rimasti abbiamo... in pochi. Sì, sì, il resto è tutto arrabbiare. Tutti i cani. Siamo arrivati a Manducati, è un ristorante familiare di 3 generazioni. Sì, sì. Perché c'è il figlio. Prima, questo è prima. E la terza generazione incomincia a lavorare. Se restano. Se restano. Speriamo. Sì. Ma no, nella vita tutto ha un senso. Perché nella vita bisogna guadagnarsi da vivere. E questa è un'altra fortuna, avere l'intuito e avere la predisposizione e la pazienza. Mm-hmm. E no. Tutte cose che vanno assieme. Per molta saper, pazienza. Per saper fare qualche cosa, perché bisogna sempre fare qualche cosa che l'essere umano ha bisogno di. Sì. E se posso aggiungere una cosa molto importante, è l'onestà. L'onestà, sì. Che in giro se ne trova sì, poca. Sì, sì, sì. Proprio poca. Senza onestà non si fa niente, sì. Se io non fossi stato un uomo onesto e rispettoso, questo non mi avrebbe dato. No, no, spesso le persone pensano di sì. Andare avanti con la furbizia, no? No, ma io la furbizia è stupida. Che poi le gambe vengono tagliate. Yeah. Si dice pure nei dialetti, sto furbacchione, no, a roba di furbo. Yeah. Sono molto felice di avervi conosciuto. Grazie altrettanto. Ci abbiamo avuto come cliente qua a Manducati Umberto Eco. Sì, perché venivano, io no, mio figlio si ricorda meglio di me, Umberto Eco. Ci sono i figli di Aida e Vincenzo, la femmina e i 3 maschi. Nel frattempo li salutiamo. Grazie. Ho fatto questa esperienza meravigliosa con loro, un pranzo buonissimo. Grazie. Sono i miei nuovi nonnini del quartiere. Wow. Quindi veniteli a trovare, abbiamo mi raccomando. Tanti nipotini. Tanti ce ne avete, immagino. Adesso ce ne avete una in più. Sì. E quindi verrò sicuramente presto. Io porterò voi, venite anche voi in autonomia, fatemelo sapere. Vincenzo e Aida vi aspettano qui a Long Island City nel Queens. Sì. Grazie. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ecco qua. Questa esperienza emozionante è giunta al termine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sentivo proprio come se stessi parlando con i miei nonni, che non ho più. Ero molto, molto, molto legata a mia nonna e quindi sono contenta di aver trovato dei nuovi nonni, soprattutto vicino casa, qua in Queens. Vincenzo mi ha raccontato un sacco di storie, anche di guerra, tristi, ma anche felici, del loro successo e della loro umiltà. Sono persone molto, molto brave, molto buone, semplici. Sono davvero felice di averle conosciute e che l'universo ci abbia fatto incontrare. Quindi l'universo le ha fatte incontrare a me e io le sto facendo incontrare a voi. Spero che sfrutterete questa conoscenza preziosa e che avrete anche voi un'esperienza con loro il prima possibile. Il cibo è davvero ottimo. Mi ha colpito moltissimo il fatto che questi pomodori sono freschissimi e per me è molto difficile trovare pomodori soprattutto freschi qua a New York. Veramente, veramente contenta di questa esperienza. Sono estasiata, sono contenta perché poi adoro ascoltare le storie di immigrati, soprattutto storie di persone che hanno lavorato tanto nella vita e che tutto il successo che hanno se lo meritano. Tutto quello che hanno guadagnato se lo sono sudato. Per oggi è tutto dal Queens, Chiari Lady Boss. A presto per un prossimo vlog. Bye guys!